sperduto, professore, eravate sperduto. Che è successo? Che notizia? Avete fatto la scoperta sensazionale! Ho capito, stavate cucinando, avete scomigliato con pirce e qualche caccavella. Io allora, vi lascio in una maniera, ma voi siete sempre lo stesso. Non vi può guardare. È una cosa. Io faccio come faceva sopra. Uè, scusate, tenda conferenza chi parla a voi. Quando mai mi sono permesso di offendere io a vostra sorella? Lasciate stare sorella dalla parte. Scusate, ma che c'ha zecca? Mi dispiace, perché voi sapete, a me piace scherzare, però non mettiamo queste cose in mezzo. Non accetto assolutamente provocazioni. Signore, vi sto parlando di Socrate. Socrate? Il grande filosofo greco. Il tesoro, per capire. Socrate, signore. Io faccio le stesse cose che facevi. Sì, tale e quale. Pensate che studiando le sue teorie sono rimasto letteralmente folgorato. Finalmente, chi una folgorazione avesse capito? E chi lo avesse fatto piacere? Invece cosa ho scoperto? Che ci sono delle grandi affinità elettive fra me e lui. Sì. Sono praticamente tale qua, uguali! Due gocce d'acqua! Sputati! È incredibile, signore! Guardate, io vi vorrei analizzare, insomma. Facite l'analista. Il piccolo chimico, Dmitry. Voglio analizzare, che volete fare? Ma niente. Senti, io vorrei analizzare questa sconcertante uguaglianza. In tre punti principali che noi definiremo i tre punti cardinali, ecco. No, il fatto che i punti cardinali sono quattro e non tre, a parte il fatto. Voi mi facete sempre brigliare, io faccio brigliare, volevo dire i tre punti cardine. Esatto. Primo punto. O punto blu. A Giacagno Telepass, signor Ungo. Il primo, io sto facendo una cosa scientifica. Voi che dici o punto blu. Primo punto. Sì. Diceva Socrate, alla base dell'uomo sì. Che ci sta? Che ci sta? Evira! Alla base stanno i miri! Stanno i miri! A proposito, quante portate in base? Quante porta in base? 44 abbondante, ma mi piace! Alla base, diceva Socrate, alla base dell'uomo vi è il dubbio! Ah, il dubbio, sì! E pure dica stessa cosa, signor, pure io! È perché dovete sapere che quando io sono così nell'esercizio delle mie funzioni, capito? Anch'io quando vedo una bella piccerella vengo assalito dal dubbio. È perché mi domando sempre, sta piccerella mo ci sta? Non ci sta? Ma da un hacker, ma da un calcio, non lo so. Chi sarebbe il dubbio? E questo sarebbe il dubbio. Secondo punto. Secondo punto. Il punto G. Ci volesse uno dice, ma è nato punto, Chris, è un secondo punto della mia teoria. Qual è? Secondo punto, diceva Socrate che chi non conosce se stesso non può instaurare nessun rapporto umano. Pure io, perché vedete, questo mio bisogno di toccare, di constatare, di verificare, di esplorare. Di maniare, professore, c'è il verbo adatto, usiamo, di maniare, diciamolo. Questo mio bisogno di maniare, che cos'è? Che cos'è? Che se non un malcelato desiderio di conoscere se stessi. Come se non si sapesse chi è. Poi il terzo punto, guardate, è incredibile. Socrate era un maestro. Quindi un professore. Incredibile! Ma non ci vuole nient'altro più, per cortesia, quello teneva centinaia di discepoli, Socrate. Perché io non ne tengo migliaia, ma che dico? Milioni di rattusi in tutto il mondo che mi seguono! Sì, tale e quale a lui. Professore, Socrate insegnava l'arte della maieutica, voi che insegnava? L'arte della maiolica. L'arte della maiolica. Perché è l'arte della maiolica? Guardate, ma voi vi ricordate? O ballo della mattonella. Anni 70, facciamo quei bei balletti, quello era bello. Sì, quello sì. Bene, e secondo voi una buona mattonella è o non è una maiolica? Scusate, ma secondo voi faccio lo giurare, professore? Io mi sto facendo una domanda. Voi forse tenete un negozio di ceramica a capo di voi. Non lo so. Che state dicendo? Dovrebbe essere di sì, dovrebbe essere una buona mattonella. E secondo voi ballare su una stessa mattonella tutta avvinghiata con una bella picciarella così come un polipo avvinghiata a una cozza? O non è un'arte?
in un certo senso una forma d'arte. Ars avandi. Bravo. Ars e avandi, allora, e allora vedete che siamo qua. Certo. Certo. Se proprio volessimo andare a sindacare questo guaglianzo, ah, se volessimo a trovare un pelo nell'uomo, no? D'accordo, è caduto. È caduto pelo. Se volessimo a trovare questo peluzzo nell'uomo. Certo, Socrate, con l'arte della maieutica, curava i bisogni spirituali. E questo è vero. È vero, mentre io invece con l'arte della maiolica... Che curo. Che curo. I bisogni corporali dell'uomo, signorù. E mo se mi permettete, facendo curare. Vieni a casa, mi accanto. Facendo uscire un ballo.